eccoci di nuovo qui con il Salotto Buono. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi un chirurgo e saggista, fondatore, cofondatore del laboratorio di Idee Frontiere. Abbiamo Pierpaolo Dal Monte. Lascio la parola a Edoardo Zarelli e mi inserisco alla bisogna. Sì, mi pregio anche di considerarmi amico di Pierpaolo Dal Monte, che è un pensatore molto versatile, oltre che di grande erudizione. Abbiamo detto che è un chirurgo e un saggista, ma è un epistemologo, un ermeneuta, direi in senso lato della crisi del moderno, perché è autore di diversi saggi, tra cui appunto La lucidazione della modernità, cui rimando in senso lato perché sono ponderose 400 e passa pagine di profonda riflessione. Approfittiamo, come dire, del vasto campo di ricerca che caratterizza Pierpaolo Dal Monte per una conversazione, e questa conversazione ovviamente non può non partire da una domanda che riguarda la pandemia, epidemia, pandemia in corso. Tanto più che c'è un duplice risvolto nelle sue competenze. Quindi, eventualmente, come medico, come epistemologo, come pensatore, la tua valutazione, se volete, come dire, se vuoi, tra le opposte tendenze, no? Di chi la vede come una catastrofe sanitaria e chi invece ne vede un risvolto invece casomai opposto, di dittatura sanitaria. Qual è la tua riflessione rispetto oramai a questi 2 mesi per quanto riguarda il nostro paese di coinvolgimento in questa situazione? Ma ti dico, io che parlo di dittatura sanitaria insieme al Pedante, insieme ad altri, insieme al gruppo di Scientocrazia con Enzo Pennetta, Paolo Gibilisco, Micaela Bartolucci, il Pedante stesso, diciamo, è un po' di tempo che stiamo parlando di Scientocrazia, ovvero la deriva biopolitica che sta vivendo il mondo occidentale, dovuta anche alle crescenti difficoltà di governo in un sistema che è sempre meno affine alle popolazioni, cioè il sistema che si è venuto a creare, cioè la globalizzazione finanziaria, pur con tutti i mezzi mediatici a disposizione che cercano di convincere la popolazione, è sempre meno convincente perché di fatto le popolazioni vivono sempre peggio, per cui si è cercato di governare prima attraverso l'economia, cioè i vincoli economici. Vi ricordate tutti il fate presto del Sole 24 Ore quando arrivò il governo Monti? Alla fine quello si è rivelato alla lunga meno efficace perché, diciamo, le persone iniziano anche un po' a stancarsi di balle e si è cercato di creare un governo attraverso la scienza. Ecco, l'epidemia di Covid-19, che causa la sindrome detta SARS-CoV-2, è senz'altro una catastrofe sanitaria, ma è una catastrofe sanitaria come tutte le catastrofi relative, ovvero causa una grossa quantità di persone che devono accedere ai servizi sanitari in emergenza, ha una presumibilmente alta mortalità in persone anziane con comorbidità, ovvero con altre patologie concomitanti. Di fatto non si sa quanto sia davvero la mortalità, cioè se stiamo a guardare le statistiche sugli infettati ufficiali in Italia è circa il 12,8%, in Inghilterra è il 12,7%, Francia e Spagna più o meno sono attorno all'11%, quindi teoricamente elevatissima. Non sapendo però qual è il reale numero degli infettati, di fatto non riusciamo a stabilire una reale percentuale. Questa emergenza è stata affrontata in maniera, se vogliamo, abbastanza approssimativa, perché io dico sempre, c'era un decreto sullo stato di emergenza datato il 31 gennaio 2020, il primo caso in Italia credo che sia stato il 17-18, a parte i due casi dello Spallanzani che si sono esauriti lì, insomma.
quello di Codogno, diciamo in tutto quel tempo ci sarebbe stata la possibilità, in fondo sono 2 settimane, vi sarebbe stata la possibilità di fare una preparazione più adeguata, evitando che questo esplodesse nei nosocomi fondamentalmente, perché poi quello che è successo è che i nosocomi si sono trasformati in fonti di infezione. Chiaramente poi uno si infetta nel nosocomio, torna a casa, infetta tutta la famiglia, a un certo punto chiudi tutto. Quello che io dico però, pur essendo una catastrofe sanitaria appunto relativamente al luogo, cioè relativamente al luogo vuol dire che se tu in un determinato luogo hai un afflusso di pazienti nelle terapie intensive estremamente elevato, tu superi la capacità del sistema di gestirle. Pur essendo stata localmente una catastrofe sanitaria, diciamo che nel clima di scienziocrazia, ovvero governo attraverso la scienza, governo attraverso gli esperti, sembra che sia proprio capitata a fagiolo, cioè sembra che neanche farla apposta, neanche farla apposta uno direbbe, per cui si è manifestato, è stata l'occasione finché si manifestasse tutto quello che dicevamo nei nostri libri, nelle conferenze, ovvero l'occasione, quale occasione migliore per creare un governo degli esperti. Di fatto abbiamo chiuso tutto, di fatto viviamo in uno stato dove sono sospese le garanzie costituzionali, poi se vogliamo attardarci nel modo in cui sono state sospese attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è già molto discutibile questo, è stato creato uno stato di polizia dove vige la caccia al runner o al jogger, ovvero quello che va a farsi la corsetta anche in campagna, non pensando che comunque sì, le norme possono avere un senso se tu eviti gli assembramenti, se tu eviti il contatto fra persone, ma chiaramente se questo diventa un'eccezione non ha senso tutto sto stato di polizia, visto poi che tutte le forze dell'ordine non avevano i mezzi per difenderci dalla criminalità fino a 2 mesi fa, cioè, magicamente diciamo, si è trasformato il territorio italiano in una specie di Vietnam dove gli elicotteri girano per impedire pericolosissimi barbecue sulle terrazze, per cui diciamo, come al solito, è stato tutto esagerato. E questo secondo me, però poi andremo nelle domande successive per approfondire eventualmente il tema delle motivazioni per cui si è gestita in questo modo una determinata crisi sanitaria, insomma. Certo, senti, io approfitto perché ho letto l'ultimo tuo intervento appunto sul blog Frontiere, che tra l'altro diventerà sito, e invito tutti a frequentarlo perché è di grande interesse, grande profondità. Nell'ultimo tuo intervento, in realtà appunto rispetto all'emergenza sanitaria, si fa un'analisi di tipo economico-sociale, per cui alla fin fine si palesa la eventualità di una crisi con una gravità, diciamo così, probabilmente di difficile comparazione storica, perché qui siamo di fronte tra l'altro a un blocco di produzione economica, a differenza anche delle crisi invece di speculativo finanziarie che ci hanno preceduto. Quali sono i tuoi argomenti relativamente a quelle che possono essere considerate le conseguenze sul piano economico e sociale di quello che sta accadendo? Allora, prima una precisazione su Frontier: il blog Futuro Sito e Laboratorio delle Frontiere vede in me uno dei fondatori, non il fondatore, perché è un'impresa collettiva, diciamo, come tutte le imprese di pensiero sono imprese collettive, cioè il neoliberalismo fu chiamato collettivo di pensiero ed è in questo modo, ed è per questo che fu così efficace. Allora, la crisi possibile, allora noi siamo a un bivio, diciamo, o una rimodellazione dell'architettura del sistema, che è comunque un sistema capitalistico, o una trasformazione del sistema in senso totalitario, tecno-totalitario, distopico.
Questa secondo me è l'evenienza meno probabile fra le due, però è una mia opinione questa. Allora, quello che abbiamo assistito dopo la crisi del 2008, allora la crisi del 2008 fu una crisi che, diciamo, alcuni pensatori della scuola che si rifà a Brodel, cioè Wallerstein e Righi, chiamano una crisi spia. Cioè una crisi spia perché il sistema è divenuto sempre più insostenibile. Cioè tutta l'economia degli ultimi decenni si è impuntata o si è focalizzata sul valore di scambio, cioè sugli scambi monetari, dimenticando totalmente la base materiale che sottostava a questi scambi monetari. Cioè la civiltà umana si sorregge su una base materiale. Gli scambi sono appunto gli scambi della trasformazione, sono scambi e trasformazione di materia e energia che sono necessari per la sopravvivenza dell'uomo e delle civiltà, fondamentalmente. L'economia degli ultimi decenni si è focalizzata fondamentalmente sulla finanziarizzazione, ovvero sugli scambi monetari, e secondo l'analisi dei cicli di accumulazione capitalistica è una fase classica che avviene verso la fine di ogni ciclo, ovvero la produzione materiale non riesce più a creare un sufficiente profitto, un sufficiente margine di guadagno, un sufficiente plus valore, per cui tende a finanziarizzarsi, e l'economia finanziaria è un'economia nella quale si creano dei valori fittizi, ovvero pensate come esempio ad Amazon, che è la società che ha il valore maggiore in borsa fra tutte quelle quotate al mondo. Amazon è chiaramente una finzione contabile, perché fondamentalmente è un postal market evoluto, un servizio di consegna a domicilio che fa un fatturato non enorme e fa un margine di profitto non enorme, per cui nulla giustifica materialmente la quotazione in borsa di Amazon. Semplicemente si creano dei profitti fittizi aumentando le quotazioni in borsa, e queste sono determinate da aspettative o dal valore immateriale di Amazon, che è fondamentalmente il suo database di contatti di profilazione dell'utente. Questo è. Nel momento in cui questo sistema arriva a una crisi, e noi siamo arrivati a questo perché il sistema era sempre più insostenibile, sia per chi cercava profitto, che ormai si arrampicava veramente sugli specchi, sia per le popolazioni che faceva sempre più fatica a vivere. A un certo punto succede qualcosa, diciamo, il ciclo di accumulazione a egemonia inglese, cioè quello egemonizzato dall'impero inglese, finì con due guerre mondiali. Questa volta la mia ipotesi è che possa finire col coronavirus, perché il coronavirus di fatto ha segnato la fine della globalizzazione. Cioè due mesi fa noi sentivamo dappertutto questo magico mondo senza frontiere, dove le merci, le informazioni e il denaro erano liberi di muoversi su e giù per il mondo. Adesso siamo tornati all'Italia dei comuni, cioè i nostri confini di spostamento, al di là del dover stare in prossimità dell'abitazione, comunque non si può andare da un comune all'altro se non per fondati motivi. Le strutture materiali dell'economia mondo sono di fatto collassate, ovvero il trasporto aereo è ridotto al 5% di quello che era precedentemente. Ho visto un'immagine tratta da Flight Radar dei cieli dell'Italia, non c'era neanche un aereo che sorvolasse l'Italia, c'erano 4 aerei che sorvolavano la Spagna e circa 7 che sorvolavano la Francia, per cui diciamo i settori materiali dell'economia stanno saltando ad uno, diciamo le piccole aziende molto difficilmente riapriranno. Pensiamo a tutto ciò che è impiegato nel settore turistico e dell'ospitalità, ovvero ristoranti, alberghi, agenzie di viaggi, tutti quelli che lavorano lì dentro. In tutto il mondo occidentale sono completamente fermi, i trasporti anche di merci sono calati moltissimo, probabilmente molte delle imprese turistiche, da gli stabilimenti balneari
o comunque anche il banale BA, molti probabilmente non riusciranno ad aprire. Questo causerà delle sofferenze bancarie, prestiti, queste cose qua, per cui vi attualmente è fallita tutta l'industria turistica, tutta l'industria, tutte le linee aeree, con ricadute sull'industria aeronautica, perché vorrei sapere quanti aerei vende la Boeing o l'Airbus quest'anno, o quanti ordini verranno portati a termine. Vorrei sapere quante automobili sta vendendo l'industria automobilistica tedesca in questo momento. Per cui vedete che alla fine le strutture materiali stanno collassando. L'industria energetica, anche quella, non sta vivendo buona salute. Il prezzo del petrolio è crollato e non dimentichiamo che il prezzo del petrolio influisce sull'estrazione del petrolio, perché sotto un certo livello di prezzo al barile alcuni tipi di estrazione, tipo quella nelle piattaforme che operano in mare ad alta profondità, diciamo sotto un certo prezzo di dollaro al barile non è più conveniente stare, perché l'estrazione costa di più. Per cui vedete che proprio il sistema circolatorio dell'economia mondo si sta fermando. Per cui, diciamo, questo secondo me sarà probabilmente il fattore di crisi cruciale di questo ciclo di accumulazione, come chiamano Righi e Wallerstein. E secondo me, diciamo, nel mio articolo la tesi è che sì, che gioco forza, e non per motivi ideologici, si tornerà ad un'economia, o si andrà verso un'economia che vedrà l'intervento degli stati molto più presente, cioè dovranno nazionalizzare banche, dovranno nazionalizzare industrie, cioè tutte le linee aeree dovranno essere nazionalizzate se vogliono continuare a farle volare prima o poi. Molte banche dovranno essere nazionalizzate, addirittura l'amministrazione Trump ha suggerito che le aziende energetiche potrebbero essere acquistate dalla Fed, per cui sta cambiando radicalmente questo mondo, e non sta cambiando per motivi ideologici e di giustizia sociale, ma sta cambiando proprio per questioni pratiche, o dovrà cambiare. L'altra evoluzione è quella del tecnototalitarismo, però io la vedo molto più difficile, perché non vi saranno, perché è molto difficile che vi siano le condizioni per poterlo esercitare, a meno che non, il tecnototalitarismo ha bisogno comunque di un intervento materiale delle forze dell'ordine e militare per tenere per bada la popolazione, perché a un certo punto, se uno non riesce ad arrivare alla fine del mese chiuso in casa per 2 o 3 mesi, non sappiamo ancora fino a quando, con un clima di incertezza di questo genere, perché oltretutto la pagliacciata che hanno fatto è emettere un decreto ogni settimana, moltiplicati poi da quelli delle singole regioni, per cui ad esempio un cittadino non ha proprio idea di quello che può fare e di quello che non può fare. Il poliziotto che lo ferma gli dice non puoi fare questo, ma non ha idea neanche lui, e molti di essi approfittano anche per fare un po' i bulletti, perché si sentono investiti di un potere enorme da un certo punto di vista. Per cui non so fino a quanto si possa tirare la corda prima che si spezzi. Insomma, è vero che adesso stai governando con la paura del morbo, e molta gente ha effettivamente paura, perché potenzialmente è una malattia severa questa. Però, diciamo, in tutto questo è molto difficile avere i numeri, perché è tutto molto confuso, è molto difficile capire veramente che cosa sta succedendo anche dal punto di vista clinico. Faccio fatica io, che ho parecchie informazioni, diciamo, per cui figurati l'uomo della strada che fatica può fare. Certo, certo. Senti, relativamente alla descrizione analitica, direi, se noi intendessimo, ovviamente al netto magari di una deriva distopico-totalitaria, la prospettiva che descrivi è di crisi, di collasso della globalizzazione, e se quindi noi lo interpretassimo come un'opportunità per un mutamento di paradigma, in termini quindi propositivi, cosa potrebbe essere al meglio come fuoriuscita praticamente da quello che ha caratterizzato decenni
di deriva o di, come dire, inerzia di un sistema di pensiero che adesso casomai in forma banale, però evoco in Margaret Thatcher, perché mi sembra che tu la citi nel tuo articolo, per cui non c'è alternativa, no? There is not alternative about this type of system, no? Ecco, se invece ci fosse da intendere che questo collasso, ammesso non concesso, possa essere invece una prospettiva di mutamento, il mutamento quale potrebbe essere, come potrebbe dispiegarsi, stando all'interno del realismo, perché non è... Ma io ti dico, intanto considero questo un'opportunità, senza dubbio. Cioè, considero questa un'opportunità anche perché tutto quello che sta avvenendo ha un po' eliminato il chiacchiericcio, specie il chiacchiericcio economicistico che si faceva un tempo. Cioè, anche tutte le questioni, l'euro, l'Unione Europea, queste cose qua, secondo me questa è una costruzione destinata a collassare proprio per le condizioni che si sono verificate. Io nell'analizzare questo tipo di situazione uso il motto del diritto romano ad impossibilia nemo teneto, cioè nessuno può essere obbligato a fare cose impossibili e secondo me questa sarà un po' una strada obbligata. Diciamo, io vedo un'opportunità nella deglobalizzazione, nella demondializzazione, che dir si voglia, se vogliamo dirlo all'inglese o alla francese, perché di fatto le strutture della globalizzazione, come dicevo prima, sono collassate, ma sono collassate per fragilità intrinseca, cioè il sistema globale è un sistema estremamente complesso, nel quale, per usare, come ho già usato nell'altra intervista, nell'articolo, per usare la metafora di Lorenz, un battito d'ali di una farfalla in Amazzonia può causare un tornado in Texas. Cioè, anche di questi giorni la notizia: Boris Johnson ricoverato, è crollata la sterlina rispetto al dollaro, come se in tutto questo casino il ricovero di un leader potesse fare veramente la differenza. Nel mondo finanziarizzato, globalizzato, che abbiamo vissuto fino a 2 mesi fa, bastava una dichiarazione storta di un leader che le borse crollavano, succedeva di tutto, insomma. Per cui figurati quando succede una cosa che ti blocca, che ti blocca completamente gli scambi di persone, che ti blocca i trasporti, che rischia di far saltare l'industria energetica, figurati un po' le conseguenze che possono esserci. Il problema vero è che il sistema viaggiava sempre sul filo del rasoio. Cioè, guardiamo come ad esempio un'entità come Deutsche Bank fosse tecnicamente fallita nel 2008 e la stanno tenendo su ed è in rianimazione dal 2008 praticamente. Le banche italiane, ma le banche del mondo occidentale, sono gravate da quelli che chiamano i non performing loans, cioè i prestiti che non vengono rimborsati, per cui diciamo le banche, se fossero sottoposte alle condizioni di quel mercato che è tanto mitizzato, sarebbero già tutte fallite, ma non puoi far fallire le banche perché alla fine la gente si ritrova senza soldi, non può comprare da mangiare, non può pagare le bollette, ma stiamo parlando di milioni di persone o centinaia di milioni di persone nel mondo, anche perché nel mondo occidentale la somma dei debiti privati era assolutamente stratosferica, per cui debiti privati vuol dire i soldi che i cittadini devono alle banche, i cittadini o le imprese devono alle banche, insomma, per cui se noi blocchiamo tutto ciò che porta reddito ai cittadini e alle imprese, chiaramente i prestiti non potranno essere rimborsati, sarà una reazione a catena. L'opportunità che io vedo per evitare questa reazione a catena, anche perché non ci sono forze dell'ordine sufficienti per tenere a bada una popolazione che è in queste condizioni, è tutto quello, è un movimento contrario a tutto quello che si è manifestato negli ultimi 40 anni. Anche perché, ti dico, per continuare un secondo con le criticità, come se fosse una parentesi, potremmo avere difficoltà nella distribuzione del cibo, cioè far fatica ad arrivare nei supermercati, potremmo avere difficoltà col prossimo raccolto di cereali,
Spesso se questa cosa negli Stati Uniti, che il maggior esportatore di cereali al mondo, s'aggrava ulteriormente, cioè potrebbe causare dei disordini sociali in alcuni posti, e gli Stati Uniti mi sembra il posto paradigmatico affinché avvengano disordini sociali, per cui i governi secondo me dovranno pesantemente intervenire per garantire le strutture materiali della società e del sistema. Cioè non è più una questione di strutture monetarie, ma è proprio una questione di strutture materiali. Quello che io vedo è un mondo con molti più confini, nel quale la cooperazione internazionale, siccome sono gravati tutti dagli stessi problemi, pensiamo solo all'Europa, la Francia è messa come noi, la Spagna è messa come noi, la Germania teoricamente come numeri non è messa come noi, ma non mi fido dei numeri che riportano. L'Olanda è messa come noi, il Belgio idem, per cui diciamo ogni nazione dovrà pensare a se stessa, cioè questa finta cooperazione che non è mai esistita, c'è sempre stata una competizione, e poi è sempre stata una competizione nella quale il più debole era tenuto fermo affinché i più forti lo potessero menare, diciamo. E secondo me tutto questo verrà in qualche modo a terminare, perché ogni paese dovrà pensare a se stesso, cioè ogni paese dovrà assicurare le linee di distribuzione di materia ed energia, ogni paese dovrà assicurare comunque una qualche forma di reddito ai propri cittadini, perché qua stiamo parlando di milioni di persone, non di 3.000 persone che vanno in cassa integrazione, che è disdicevole, ma si tratta di 3.000 persone. Ogni paese dovrà assicurare la propria esistenza, che è un'esistenza che è un'esistenza di un paese nel XXI secolo, quindi abbastanza complessa. Per cui secondo me si dovrà gioco forza andare in quella direzione. Quello che io dico è che noi comunque siamo agenti attivi in questa cosa, cioè o decidiamo di essere spettatori e vediamo cosa succede, o decidiamo di farci agenti attivi, per cui studiamo la situazione e proponiamo nuove idee, insomma, anche se non abbiamo in questo momento alcuna valenza politica, e forse non l'avremo mai, però insomma esiste comunque una valenza quantomeno culturale, cioè diciamo se certe idee non sorgono nel mondo non possono neanche essere applicate, insomma. Certo, senti. Una domanda, Edoardo, posso? Prego. A corollario di questo, c'è un ipotetico probabile ritorno alle sovranità, è palese, come dicevi, che è un po' un tutti contro tutti, ma era già prima un tutti sì. Contro tutti, o meglio, cioè, era già. La mia impressione è, dalla mia non troppo aurea quarantena, anche se non sono in quarantena, sono soltanto recluso come gli altri, è che il nostro governo invece sia ancora permeato a tutti i livelli, ma non solo il governo, con tutta la classe politica, di un desiderio di andare a trovare altrove le soluzioni. Penso a un Conte che è molto vicino all'ambito del Vaticano e alla Cina, penso al PD che è notoriamente ultra europeista, ma gli stessi altri, diciamo l'opposizione, poi sperano sempre nell'America. In modo a volte anche un po' servile, ti torna questa ricostruzione? Ma dico, mi verrebbe da rispondere: non mi occupo di miserie umane. le strutture politiche che si creano nel mondo sono strutture politiche che servono per portare avanti una determinata visione del mondo, ed è chiaro che, diciamo, a parte che faccio fatica a chiamare governo quello che abbiamo noi, perché se vogliamo è un governo fantoccio che è stato messo lì in qualche modo, che è stato messo lì in qualche modo dal garante della Costituzione, scusate se rido, così diciamo è un governo di scartini. Cioè nessuno dei politici un po' di peso, fra virgolette, ha voluto partecipare a questo governo, perché si capiva. Ed è purtroppo il governo peggiore che potessimo avere in una situazione di questo genere. Hanno immediatamente perso la testa, hanno immediatamente chiamato i loro cosiddetti esperti per gestire la situazione. Cioè, fa solo ridere dirlo, capito? Il capo della protezione civile
è un commercialista di formazione, non ho niente contro i commercialisti se fanno un determinato lavoro, ma capite che, diciamo, in una situazione del genere probabilmente avrebbe dovuto essere subito coinvolte le forze armate per garantire proprio la questione logistica e il rispetto di determinate cose, ma non il rispetto dell'ordine pubblico. Non hanno voluto farlo, hanno messo dei commissari anche per la ricostruzione. È chiaro che queste mosse sono dovute all'inerzia di pensiero. Sì, è chiaro che sono dovute all'inerzia di pensiero, anche il fatto che il governo cerchi di risolvere le cose con l'Europa, queste cose qua, è un'inerzia di pensiero di persone che sono state messe lì per un determinato scopo e non sono in grado di pensare diversamente, insomma, non è... è una cosa naturalissima, insomma, ma anche il fatto che abbiano messo le task force, il commissario per l'approvvigionamento, è chiaro che questa doveva essere una cosa gestita in maniera militare, ovvero organizzata, ma ciò avrebbe impedito l'estremo assalto alla diligenza, cioè vogliono ancora lucrare un pochino sulle forniture, sulla ricostruzione, queste cose qua, ma è un vecchio modo di pensiero. Cioè, vale sempre il discorso marxiano che la politica è comitato d'affari della borghesia, insomma, in un sistema capitalistico la politica è quello, e stanno agendo da comitato d'affari della borghesia. E il problema è che questo sistema sta materialmente finendo, cioè questi non si sono resi conto, stanno ancora parlando, l'Eurogruppo, il MES, Gualtieri, questo e quest'altro, non si sono resi conto che, per dirle in maniera molto banale, non c'è più trippa per gatti, insomma, da quel punto di vista. Poi posso sbagliare, potrei avere una certa inerzia, ma come dicevo, ad impossibilia nemo tenetro, se si disgregano le strutture materiali, possono pensare quello che vogliono, ma come diceva Lenin, si scontrano contro la testa dura dei fatti. Senti, rispetto ai fatti, torniamo a un profilo epistemologico, nel senso che tu sei un attentissimo epistemologo, tra l'altro, estraneo alla egemonia scientista dominante, meccanicista. Noi tra l'altro ci siamo conosciuti proprio su questo profilo, sì, alla fin fine olistico, in senso molto generico del termine. Relativamente a quello che sta accadendo, si constata, come direi su tutti i mezzi di comunicazione, il mainstream cosiddetto, no? Ritiene o fa presagire che da questa situazione vengano legittimati, no, i cosiddetti competenti. In realtà, adesso io sono tanto meno di te, ovviamente, un medico o uno scienziato o quant'altro, però mi sembra che abbiano detto veramente tutto il contrario di tutto. Certo. E vorrei anche semplicemente ricordare che il capofila qui in Italia di costoro solo a febbraio aveva sostenuto che non ci sarebbe stata una epidemia in Italia. Insomma, diciamo solo il peccato, ma facciamo intendere chi sia il peccatore. Ecco, indipendentemente dalle miserie umane e quant'altro, o dall'entertainment, cioè da una società che è veramente legata anche alla spettacolarizzazione di se stessa, cosa pensi in merito al tipo di sapere che caratterizza queste classi dirigenti? E questo poi si ricollega al discorso del mutamento di paradigma effettivo, ovviamente in breve, perché siamo in un contesto più, come dire, di trasmissione di comunicazione che non di approfondimento, a cui rimandiamo rispetto ai tuoi scritti. Riusciresti in sintesi a dirci, dal punto di vista appunto culturale, epistemologico, quali sono i limiti del dominante di fronte invece a quello che può essere invece la prospettiva di una trasformazione o di un mutamento? Sì, per questo ti dico, per me è stato molto buffo, perché io, che ero uno dei più critici su quello che viene chiamata l'evidence-based medicine, magicamente sono divenuto uno dei più accaniti difensori, perché dico, un conto è esagerare su quello che chiamano la medicina basata sull'evidenza, perché molte volte quelle che chiamano evidenze non sono così evidenti. Un conto è fare come adesso, che tutti dicono la qualunque, ma non solo, tutti adoperano qualsivoglia terapia che non è validata,
molte di queste non sono validate da alcun studio serio, e però adesso magicamente tutti ragionano in maniera men che empirica, capito? Parlando dei cosiddetti esperti e delle loro dichiarazioni, mi viene sempre da dire un bel tacere non fu mai scritto, cioè questa compulsione a dire la propria, che è la qualunque in ogni circostanza, alla fine fa loro correre il rischio, che diventa certezza, di dire delle castronerie, perché a volte basta veramente aspettare un paio di giorni e una situazione in così rapida evoluzione fa chiarire alcune cose. Cioè dire che non c'era alcun pericolo dell'epidemia quando lo stato d'emergenza era già stato dichiarato, non è che dichiarare lo stato d'emergenza automaticamente significhi che hai la certezza dell'epidemia, però diciamo anche l'OMS, anche le notizie che arrivavano dalla Cina facevano presagire che un arrivo dell'epidemia in Italia sarebbe stato possibile, non impossibile. Da possibile a certo ce ne corre, però alla fine è quello che si è verificato. Ma quello che io dico dal punto di vista epistemologico dei cosiddetti esperti, diciamo, è che non è, diciamo, certe posizioni in realtà sono relative a una tesi che si vuol sostenere a priori. Cioè tu vuoi sostenere una tesi a priori, fai finta di cercare delle prove scientifiche, o magari le trovi anche, cioè tu trovi le prove scientifiche per qualsivoglia cosa, capito? Dipende dal criterio che tu adotti. Se tu decidi di guardarla da un determinato punto di vista, una cosa, vedi le prove per quello. Cioè, adesso c'è un florilegio di articoli su quale può essere la terapia per il coronavirus, hanno visto che ci sono delle trombosi generalizzate, quindi la terapia diventa magicamente l'eparina, quando le trombosi generalizzate sono l'ultimo evento di una serie di eventi che alla fine ti scatena quella che si chiama una tempesta immunitaria, nella quale vi sono mediatori delle infiammazioni che scatenano, fra virgolette, un'infiammazione generalizzata che ti dà anche una coagulazione intravasale disseminata. Quindi questa è una conseguenza estrema della risposta dell'organismo all'aggressione del coronavirus, non è la terapia magica, e poi fa parte delle terapie, per carità, però in questo momento stai assistendo a dichiarazioni di ogni genere. E anche dal punto di vista scientifico dipende, diciamo, una dimostrazione scientifica o quello che pare come dimostrazione dipende sempre dal punto di vista dell'osservatore. Se il punto di vista dell'esperto è quello di convalidare una tesi che è già stata prioristicamente determinata, che è una tesi, se vogliamo, politica, non è una tesi scientifica, e io parlo della gestione dell'emergenza o delle opinioni degli esperti sulla gestione dell'emergenza, o sull'emergenza, non sto parlando delle opinioni riguardo alle terapie. Se appunto l'esperto serve solamente a convalidare una tua linea, una tua visione del mondo, semplicemente l'esperto diventa servile alla visione del mondo determinata o dalla politica o comunque, diciamo, da quelle che molti chiamano le élite. Per cui in questo momento, quello che io dico, in questo momento fa molto comodo uno stato di polizia, fa molto comodo una censura verbale, anche perché consente di impedire alla gente di parlare degli errori che sono stati fatti dal governo, della insufficienza di questo governo, perché questo è un governo fantoccio, chiaramente, quindi non poteva essere in grado di gestire un'emergenza. Diciamo, serve per creare una censura sulle politiche adottate precedentemente, quella di una posizione servile rispetto all'Europa, tante altre cose, per cui diciamo da un certo punto di vista, dal punto di vista politico, l'epidemia sembra cascata proprio a fagiolo, insomma. Certo. Senti, ti riporterei in ambito generale, internazionale. Hai già esposto la tesi, che io poi condivido, della quantomeno torsione della globalizzazione e della sua involuzione. Da un punto di vista però strettamente geopolitico,
Noi siamo in un contesto in cui praticamente il rapporto tra unilateralismo e multilateralismo si era già palesato in termini di conflitto ibrido, quanto si vuole, però di un conflitto. Da questo punto di vista, ritieni che se dal punto di vista strutturale stiamo parlando di un'implosione della globalizzazione, questo cosa secondo te come tendenza, quantomeno rafforzerà come scenario mondiale generale? Secondo me rafforzerà una multipolarità, cioè diciamo dipende anche da come si manifesta l'epidemia nelle singole potenze. Cioè, in Cina sembra una cosa ormai superata, non è detto al 100% perché dovrebbe essere, potrebbe esserci un ritorno di fiamma, però in questo momento è così. In Russia sembra essere sotto controllo, ma dico sembra perché, come dicevo prima, essendo una situazione di rapida evoluzione potresti sempre dire una fesseria. Negli Stati Uniti è abbastanza fuori controllo, in verità, per cui diciamo anche solo per motivi di pressione materiale vi sia la possibilità che gli Stati Uniti ritraggano la loro proiezione nel resto del mondo, insomma. Questa è chiaramente una possibilità. Quello che mi pare evidente è un avvio più spiccato di una multipolarità. Questa multipolarità vede soprattutto la rivalità fra Cina e Stati Uniti, perché con la Russia, secondo me, vi sono stati dei segnali negli ultimi tempi che vi sia un certo avvicinamento reale, poi diciamo dal punto di vista formale sono acerrimi nemici, però diciamo quello che io vedo alla fine di tutto questo è una netta affermazione della multipolarità, o per la precisione la tripolarità. Non vi sarà più un cambiamento di egemonia come vi è stato nei cambi di sistema egemonico precedente, diciamo l'ultimo dall'Inghilterra agli Stati Uniti, perché le condizioni attuali non lo consentono più, insomma, cioè non ci sarà più una potenza decisamente superiore alle altre. Io credo che anche in Europa, cioè, siccome l'Europa è stata una costruzione fortemente voluta dagli Stati Uniti nel dopoguerra, in questo momento sembra che non possa interessare nulla. Cioè, gli Stati Uniti hanno bisogno in questo momento di avamposti geopolitici, e l'Italia è senz'altro una di quelle. Cioè, l'Italia è il paese al mondo che ha il maggior numero di basi americane sul proprio territorio, cioè l'Italia è estremamente importante dal punto di vista geopolitico, mentre ad esempio la Germania dal punto di vista geopolitico è un campo di patate in mezzo all'Europa. Cioè, nel momento in cui sono stati inglobati gli ex paesi dell'est, la Germania non ha più assolutamente l'importanza di paese di confine che aveva una volta. Per cui secondo me dovremmo aspettarci, io non escludo che, fra virgolette, gli Stati Uniti possano aiutare l'Italia sia nelle diatribe nei confronti dell'Unione Europea, sia dal punto di vista più meramente materiale, perché comunque è estremamente importante l'Italia per la sua proiezione nel Mediterraneo, è una specie di avamposto fra il nord e il sud, fra il Medio Oriente e il mondo occidentale, per cui, però diciamo, quello che io vedo globalmente sarà un'accentuazione della multipolarità, anche perché, come dicevo, i paesi avranno i problemi interni da affrontare, e negli Stati Uniti l'epidemia sta esplodendo in maniera piuttosto sostenuta. Cioè, non escludo che negli Stati Uniti possano avere forti problemi di ordine pubblico ai quali dovranno badare anche con le loro risorse militari, insomma. Non escludo che possano avere anche problemi anche alimentari, considerando poi che l'area in cui vengono coltivati cereali sia per l'uso interno che per l'esportazione è quella degli altopiani centrali, per cui
diciamo, in casi di sommosse o disordini piuttosto intensi, non è detto che siano assicurate le linee di rifornimento, insomma, per cui vediamo cosa succede nei prossimi mesi da questo punto di vista. Certo è che venendo a crollare la globalizzazione, viene anche a crollare l'egemonia del paese che più di altri ha voluto la globalizzazione, insomma. Certo, sì, mi permetto anche di aggiungere il fatto che comunque, oltre i dati che hai descritto, è certo che in questa crisi gli Stati Uniti d'America non riescono a essere protagonisti, perché è chiaro che, io lo dico anche come discorso di soft power, cioè di punto di riferimento culturale, anche di immaginario, no? È palese che siamo di fronte a una incapacità di essere la protagonista anche nell'immaginario, no? Sì. E quindi vedremo. Senti, io ho due ultime cose da chiederti. Una che tra l'altro si ricollega anche a quello che tu stavi indicando. Noi in realtà, prima che scoppiasse la pandemia, dico come paradigma insieme ad Alessandro Cavazza, abbiamo provato a elaborare una tesi ovviamente provocatoria, che in realtà è un'ellissi, no? L'abbiamo definita guerra civile fredda, cioè praticamente del fatto che vi è oramai palesemente o informalmente un conflitto interstiziale, no? Nelle società occidentali, potenzialmente eruttivo. In questo caso tu lo evocavi rispetto agli Stati Uniti, ma precedentemente alla pandemia o l'epidemia per i singoli paesi, penso alla Francia, no? Dove praticamente senza soluzione di continuità abbiamo visto la gente tra l'altro praticamente disintermediata rispetto a strutture sindacali, partitiche, affluire in piazza e contestare, se vogliamo anche in maniera ingenua, però il sistema, cioè il modo di vita e le implicazioni che esso ha. Cosa ne pensi di questa provocazione? Cioè, secondo te è più pratica letteraria relativamente a un'implicazione possibile, oppure in maniera latente effettivamente siamo a un punto di possibile rottura degli equilibri del contratto sociale, non so come dire, ereditato dalla modernità? Sono molto d'accordo. C'era Jung che diceva siccome l'inconscio non può più rivolgersi ai miti, perché i miti sono stati cancellati dal mondo, questi miti assumono forme grottesche. Allora, è la disintermediazione che dicevi tu. E non sto dicendo che le proteste dei giri gialli fosse, siano forme grottesche, sono forme grottesche secondo la narrazione della politica. Cioè, se tutte le forme di lotta politica o tutte le strutture di lotta politica vengono comunque inglobate nel paradigma dominante, tu non hai più un'opposizione. Cioè, se tu non sei d'accordo col paradigma dominante, devi gioco forza intermediarlo, e i gilet gialli sono la prova vivente di questa disintermediazione. Cioè, non avendo più nessuna struttura né politica né sindacale alla quale rivolgersi, sei costretto a scendere in piazza direttamente se vuoi in qualche modo contestare le politiche che si stanno manifestando. E questo secondo me avverrà anche perché le strutture politiche che hanno dominato fino a due mesi fa, dominato nel senso che erano le uniche esistenti, le uniche che avessero una rappresentanza parlamentare, sono state impegnate in una dialettica che non ha più senso di essere. Cioè, la dialettica comunque intanto incentrata molto sulla questione europea e sulla questione economicista, e secondo me queste, poi mi potrò sbagliare, se mi sbaglio chiederò venia quando mi sarò sbagliato, secondo me comunque queste dialettiche sono state superate dal coronavirus, per cui siamo destinati ad avere un forte rimaneggiamento sia delle categorie politiche sia anche delle forze politiche, anche perché in questo momento in tutto il mondo occidentale, a parte gli Stati Uniti e l'Inghilterra,
siamo reduci da un rimaneggiamento forte, cioè non c'è mai stato come negli ultimi 10 anni un sorgere e morire di partiti così numerosi. Cioè, alcuni partiti sono sorti dal nulla, pensiamo qua, ma pensiamo alla Grecia, pensiamo alla Spagna, ma pensiamo anche alla Francia, insomma. Partiti che sono sorti dal nulla, che hanno avuto un'esplosione, partiti storici che sono praticamente scomparsi, per cui, o anche all'Italia, per cui secondo me questo avvenimento, per usare un termine abusato, però in questo caso non è tanto abusato, questo avvenimento epocale secondo me determinerà un cambio d'epoca, quindi anche tutte le strutture rappresentative saranno destinate a cambiare, essendo una cosa che non è ancora iniziata praticamente, è responsabilità di tutti iniziarla e far sì che questo abbia un'evoluzione sensata, diciamo. Cioè, i gilet gialli riprenderanno in Francia, ma secondo me i gilet gialli riprenderanno assumendo un aspetto politico e meno spontaneista, ma un aspetto politico presumibilmente sensato. Poi ci sono le forze della conservazione che cercheranno di opporsi in tutti i modi al nascere di queste cose. Cioè, le forze della conservazione sono le forze attualmente esistenti, che non voglio neanche nominare perché dico, è inutile nominare delle formazioni tipo il PD che non hanno un senso politico al mondo, cioè, alcune non sono neanche formazioni politiche, sono formazioni di occupazione del governo, del potere o dell'amministrazione, che dir si voglia, insomma. Però secondo me questo periodo sarà molto fermo, io lo vedo con un certo ottimismo, se devo essere sincero. Secondo me sarà possibile un grosso cambiamento, anche perché mi viene da dire, se non ora, quando. Parlando della Francia, aggiungerei una questione. È di qualche tempo fa la notizia che praticamente, secondo il sindacato della polizia Synergie Officier, sarà impossibile far rispettare il cosiddetto lockdown nelle banlieue. Ah, certo. E questo porrà anche, credo, vorrei chiedere la tua opinione, una questione sul dopo, perché siamo abituati alla frattura destra-sinistra, o al limite la più evoluta è sopra e sotto, ma c'è anche la frattura di fianco, cioè di realtà che di fatto sono fuori dal controllo materiale, le strutture materiali di cui parlavi, dello Stato francese. Sì, è vero, diciamo che questo avviene in tutti gli stati occidentali, talché mi sembra, ecco, la misura massima della follia inerziale di coloro che sono al governo è il fatto di consentire lo sbarco in questi giorni di navi di immigrati clandestini, si può finalmente dire, anche perché è gente che sta arrivando in un paese che è colpito da un'epidemia, per cui non è che puoi dire fuggono dalla fame, dalla guerra e dalle malattie, perché stanno andando verso le malattie, per cui diciamo... È la fame! Sì, probabilmente è possibile, diciamo, una degli epifenomeni positivi di questa epidemia, che ha pochi epifenomeni positivi ma alcuni li ha, è che ha definitivamente spazzato il campo da tutte le menzogne che si dicevano precedentemente. È chiaro che questo sarà un conflitto sezionale, ma io questo lo vedo più come dal punto di vista organicistico, io questi li vedo più come focolai di infezione. Cioè, sono degli ascessi più che un'infezione generalizzata. Ci saranno questi problemi, a un certo punto potrebbe anche essere che questi problemi vengano risolti in una maniera estremamente cruenta, cioè, come al solito, tu aumenti la pressione del sistema, tieni il coperchio sul pentolone, a un certo punto il coperchio esplode. Se il coperchio esplode può succedere qualcosa di estremamente violento, però diciamo, questo non sono in grado di dirlo, o magari no. Diciamo però che se tu comunque continui a considerare
alla Gary Becker, le persone come risorse umane, cioè braccia o... Diciamo, le persone non sono braccia, cioè le persone sono una totalità. Se tu inserisci delle persone di una cultura diversa, perché tu comunque li hai considerati solo quintali di carne, puoi avere dei problemi di questo genere. Cioè tu hai creato delle enclave che tu hai considerato quintali di carne, cioè il mondo progressista, globalista, dei buoni, ha considerato costoro quintali di carne, ovvero esseri organici senza personalità, individualità o cultura. Questi, ahimè, non sono così, sono esseri organici ma con personalità, individualità e cultura. Possiamo discutere sulla cultura, ma indubbiamente un certo tipo di cultura ce l'hanno, elevata, non elevata, tutto quello che vuoi, ma una Weltanschauung ce l'hanno, un'individualità ce l'hanno, quindi non puoi, e quindi la manifesteranno in qualche modo. Cioè se si sentono coppie estranee in un sistema nel quale peraltro vivono, e tu dici sì, però sono emigrati loro, sì, dico è vero, sono emigrati loro, ma la seconda generazione no, si è trovata a nascere lì e magari in un sistema che rifiuta loro e loro rifiutano il sistema al contempo. E non sto facendo, si va di bene, non sto facendo il discorso buonista, terzomundista, perché tu Edoardo, che mi conosci, sai benissimo che io non sono così, però... È dato di fatto storico. Cioè... Sì, facendo un ragionamento antropologico, tu hai creato delle potenziali bombe, fregandotene sia di loro sia della popolazione autoctona, di fatto, cioè hai comunque manipolato tutto e creato delle potenziali bombe. Forse queste bombe esploderanno, forse queste bombe non esploderanno, dipende dalla configurazione che raggiungerà il sistema. È certo che, ad esempio, quelle che chiamano lotta di classe, coscienza politica o lotte politiche negli Stati Uniti fanno molta fatica a manifestarsi, a sorgere, perché sono superati dalle questioni etniche. Lì c'è molto più un'identificazione come gruppo etnico che come gruppo politico. Magari succederà la stessa cosa anche in Europa, questo non lo so, però dipende veramente da cosa accadrà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Poi io non sto dicendo che questo è un sistema che cambia, cioè finita la quarantena ci troviamo in un altro sistema e buonanotte a secchio. Probabilmente, dico, quello che io vedo in Italia è una sorta di passaggio temporaneo attraverso un governo badoglio, come nel 43. Io vedo che comunque passeremo attraverso un governo badoglio, legacy Draghi, e probabilmente in quel periodo si creerà una dialettica politica diversa. Cioè non credo che si passerà direttamente a una dialettica politica diversa, anche perché saremo in una situazione d'emergenza, quindi comunque l'emergenza va gestita da strutture realmente esistenti, buone o cattive che esse siano. Cioè, diciamo, se io ho un incidente, comunque preferisco che esista un pronto soccorso, anche se in un ospedale non particolarmente rinomato. Se ho sonno preferisco un letto scomodo piuttosto che stare in piedi, per cui le emergenze dovranno essere gioco forza gestite da strutture esistenti e non da strutture in divenire, per cui mi aspetto il passaggio governo Badoglio e una ripresa di una dialettica politica diversa nel frattempo, anche perché tutti i leader, anche conservatori, sono diventati tutti keynesiani o socialisti. Adesso parlano tutti di nazionalizzazioni, parlano tutti di intervento dello Stato in economia, parlano addirittura di controllo dei prezzi, per cui a un certo punto queste saranno le azioni che saranno costretti a intraprendere, se non vogliono proprio che si scateni il caos. Ma il caos è caos per tutti, capito? Non è che dice l'elite, però invece sono sicuro. No, cioè il caos mondiale fa sì che nessuno sia sicuro, per cui secondo me questo sarà un passaggio in qualche modo obbligato. Io ho da chiederti un'ultima cosa, che in questo caso è una riflessione che diventa più filosofica. E da questo punto di vista mi appoggio a Michel de Montaigne, il quale, una delle sue tante puntuali
considerazioni ci parla della morte e dice che è incerto dove la morte ci attenda, attendiamola ovunque. La meditazione della morte è meditazione sulla libertà, della libertà. Chi ha imparato a morire ha disimparato a servire. Il saper morire ci affranca da ogni soggezione e costrizione. Ora, tu prima hai parlato anche di numeri, comunque con il distacco, no, del chirurgo, del medico, forse puoi soppesare con maggiore oggettività i numeri dei morti, no, che noi sentiamo comunicati quotidianamente, però è indubbio che anche dal punto di vista, direi, generazionale, si è presentata alla popolazione la, come dire, presenza della morte collettiva, della morte di massa, ecco, il rapporto con la morte, il rapporto con il pericolo, che nelle società affluenti, no, le società dell'abbondanza, è notoriamente rimosso, cioè è un qualcosa che viene, prima parlavi di Jung, proprio rimosso in maniera non a caso poi psicopatologica, mi viene da dire. Tu vedi un risvolto che vede sostanzialmente, in merito a quello che sta accadendo, una mera paura di perdere la vita, quindi su un piano biologico, che ha caratterizzato poi molto probabilmente un certo tipo anche di comportamenti, di disciplina cognitiva, e quindi all'interno, diciamo così, della riduzione funzionale dell'uomo che fa parte, in ultima analisi, della modernità, oppure la possibilità di una consapevolezza, mi viene da dire, di amorfati, di senso del tragico relativamente alla vita. Ecco, vorrei che, per quanto mi riguarda, ci lasciassi con una tua considerazione proprio filosofica, tanto più che noi siamo molto amici e abbiamo anche una condivisione rispetto alla cultura anche sapienziale o della filosofia perenne in merito, però in tua maniera molto libera. Che considerazioni ti senti di fare da questo punto di vista? Se allora la società economica, cioè l'economia, è la sfera della sopravvivenza. Cioè, l'economia per i greci era la sfera della sopravvivenza individuale, cioè quello che si faceva a casa, si coltivavano i campi, si assicurava il mantenimento della famiglia e così la famiglia, la stirpe e la specie potevano sopravvivere. Noi abbiamo la sfera politica, era la sfera della libera vita, dove le persone manifestavano liberamente il proprio essere individuale e le proprie aspirazioni di vita, diciamo. Cioè, la vita aristotelica tesa a scoprire la parte divina che è in noi e non la parte meramente animale, cioè la differenza fra bios e zoe, praticamente, cioè la vita individuale e la vita come principio di sopravvivenza. La nostra società, non avendo un telos, non avendo uno scopo, cioè lo scopo della nostra società è semplicemente, la società capitalistica è semplicemente l'accrescimento del profitto, la crescita economica in senso lato e la sopravvivenza di se stessa, per cui diciamo non sono degli scopi, sono dei mezzi ovviamente, sono dei mezzi senza scopo, lasciando la ricerca degli scopi all'individualità. Nel momento in cui la sopravvivenza diventa il bene supremo, tu crei la paura della non sopravvivenza. Cioè la gente non si chiede quanto sarebbe degna di essere vissuta una vita vissuta in questo modo per 4 anni, ad esempio. Cioè, abbiamo sospeso tutto, abbiamo sospeso qualsiasi incontro, qualsiasi progettualità, qualsiasi futuro. Perché ti dico, io sto anche scrivendo delle cose, dico sì, è vero, dico, scrivo anche un libro, ma poi esisterà la forma libro? Fa qualche mese o fa qualche anno, se le cose vanno avanti così? Hanno sospeso in un eterno presente fatto di cura per la sopravvivenza e basta. Cioè tu puoi uscire per 2 cose, per andare a fare la spesa o per andare al lavoro. Cioè tutto il resto, tutte le altre sfere della vita sono state praticamente annullate. Si lascia questo sfogatoio dei social media e della televisione, però diciamo tutto il resto ha annullato i contatti, ha annullato la vita di relazione, ha annullato la vita di comunità, ha annullato qualsiasi altra cosa.
La gente adesso ha paura, cioè tu hai stimolato la paura per anni, la paura delle epidemie, la paura delle malattie, la paura di qualsiasi cosa. La gente è incattivita, fanno i delatori col vicino che va a farsi la corsetta perché hanno paura, chissà mai che il vicino che va a farsi la corsetta possa causare un pericolo per la mia sopravvivenza, non chiamiamola vita in questo caso. Stanno mettendo tutti l'uno contro l'altro, però alla fine, diciamo, anche qui ad impossibilia nemo tenetur, cioè l'uomo, diciamo una cosa un po' vaga, la natura umana è fatta di relazione, di cooperazione, già non era fatta di competizione come voleva la favoletta neoliberale, è la cooperazione non competizione, così come la vita umana non è fatta per essere segregata, specialmente segregata quando i motivi di segregazione sono estremamente aleatori, cioè non vi è, quando loro dicono non vi è un'evidenza netta che questo possa essere davvero utile, cioè può essere davvero utile a limitare le epidemie, può essere davvero utile a limitare l'accesso di numero per tempo delle terapie intensive o i ricoveri in ospedali, ma alla lunga non si sa questo, anche perché diciamo la mortalità e l'epidemia ha avuto una dinamica ben precisa, cioè si sono infettati gli anziani, inizialmente si sono infettati gli anziani che erano negli ospedali e nelle case di riposo, soprattutto in Lombardia ma anche nel Riminese, per cui è una mortalità che è vero è molto alta, ma è vero è molto alta in persone con determinate condizioni patologiche, e non sto dicendo anche la diatriba sciocca, sono morti col coronavirus e non per. È vero, alcuni sono morti perché stavano già morendo e si sono anche infettati col coronavirus, per cui sono morti da portatori di coronavirus. La maggior parte sono morti per il coronavirus, anche perché, anche se erano già malati, se tu sei molto malato e hai poche settimane di vita, se io ti sparo muori per il colpo d'arma da fuoco, non muori per la malattia, cioè la causa è quella, per cui diciamo, anche se tu avevi un'aspettativa di vita abbastanza bassa davanti, sei comunque morto per quello, insomma, non si può negare. Però tanta mortalità è dovuta anche alla dinamica iniziale dell'epidemia che ha colpito determinati territori e ha colpito soprattutto determinate strutture di determinati territori. Per cui, secondo me, una analisi scientifica un po' più indipendente sarebbe dopo anche per architettare delle misure un po' più sensate, insomma, se noi abbiamo sempre, anche perché guarda caso, gli esperti sono sempre solo quelli, chiaramente quelli sono sempre solo quelli perché evidentemente danno delle soluzioni che sono funzionali a coloro che li ingaggiano, insomma, per cui ti dico, secondo me questo darà l'occasione anche per ripensare fondamentalmente all'anima dell'uomo nel capitalismo, insomma. Cioè quando poi tu interrompi lo scorrere delle cose, alla fine la gente si interroga, insomma, ma allora potevo interrompere, non corri più come prima correvi, dici, ma forse magari correvo anche per cose che non erano poi tutto sommato così importanti. Il meditare sulla vita e sulla morte e su un supposto pericolo di vita può essere utile anche per iniziare a meditare su tante altre cose per le persone. Non è detto che avvenga, ma potrebbe anche avvenire, insomma. Ti ringrazio molto.